Siamo di nuovo qua dal centro civico di Corticella per la finale master a squadre tra l'Arci San Lazzaro e l'Equipe Charlot. Primo giro vedi in vantaggio 2-1 l'Arci San Lazzaro. Adesso andiamo a elencare i biliardi. Sul biliardo 3 per l'Arci San Lazzaro, Barbieri, Palladino. Per l'Equipe Charlot, Carlotto, Mezzetti. Sul biliardo 4 per l'Arci San Lazzaro, Morara, Nosari. Per l'Equipe Charlot, Pilò, Domenichini. Biliardo 5 per l'Arci San Lazzaro, Antonacci. Per l'Equipe Charlot, Gualandi. Thank you.
Biliardo 4 vince la Kito, l'equipe Charlot alla bocciata Pilot. Per Carlotto, andiamo nel biliardo dei singoli. Punti anche per Antonacci. Tiranosari. La bianca si posiziona quasi a sponda, c'è ancora spazio per Domenichini per provare a prendere il punto. Terza biglia per Antonacci. Si posiziona dietro il pallino. Vediamo Morara con l'ultima biglia. Si prende male, scappa anche il pallino. Due di colore per Pilò. Va alla bocciata sul 10-0 per lui. Per lui 12-0. Ci colleghiamo con la partita dei singoli. Ultima biglia per Antonacci, tira giù il pallino di calcio e realizza anche 8. Dallo sguardo che fa sembra il tiro che fosse intenzionato a fare. Comunque ne confeziona 8 per lui, 18-0, 2 di colore per Gualanti, che va alla bocciata.
10 per Gualandi. Contemporaneamente, anzi Nerone per Gualandi, scusate. Contemporaneamente sul biliardo 3 Carlotto fa 8 punti, si porta 20-0 per lui. Musari prova a posizionarsi dietro al pallino, riesce a rimanere abbastanza a sponda ma non stare dietro perfettamente. Domenichini proverà anche lui ad andare dietro al pallino usando la sponda laterale. Adesso siamo collegati con il biliardo 3. Mezzetti si posiziona vicino al pallino, probabilmente provava a metterlo in testa. Adesso torniamo nel biliardo 4, dove Morara ancora una volta avrà l'ultima biglia a disposizione per provare a prendere il punto e andare alla chieta. Quattro di colore per lui, 14-4 per Pillò Domenichini, l'ha bocciato a Morara. Per Morara 14-8. Torniamo nella partita dei singoli. Gualandi strappa il servizio e torna a bocciare sul 18 per. Per lui 18-0 per Antonacci, dopo due pallini consecutivi per Gualandi, 28-18, bellissima partita. Andiamo nell'altra partita delle coppie, dove Carlotto avrà l'ultima biglia da tirare. Al momento il punto è di 3 rossi. Nel momento non collegato
Pociata Carlotto, rimpallo. Biliardo 4, tagliata sbagliata da parte di Pilò, che ne beve 11 e adesso va ultimo tiro. Colore per Morara, va la bocciata sul 23-14 per lui. Per Morara, la sua sganascia rischia di andare in buca, 33-14. Torniamo da Gualandi che torna di nuovo alla bocciata sul 41-18. Volta fa una bocciata abbondante, rischio di fare punti di leccata. Terza build a disposizione per Mazzetti. Si avvicina alla buca, adesso vediamo la coppia dell'Arce San Rangolo se riuscirà a prendere il punto e fare anche la buca. Barbieri riesce a far la buca e prendere anche il punto. Adesso toccherà a Carlotto.
Pilò con l'ultima biglia. Riesce a farne 4 di colore e portarsela a bocciata. Altro filotto per Carlotto. Bocciata abbondante per Pilò. Stricata di Morara di primo, riesce a passare il pallino e far solo il punto. Tagliata di prima per Palladino, un po' lunga, riesce a far solo il punto, spenderà l'ultima biglia per avere a disposizione due, la coppia Carlotto Mazzetti. Carlotto può fare un tiro ad aprire. Sfiora il pallino, il punto rimane rosso, adesso non sarà facile far su il punto. Vediamo Nosale con due sponde esterne, vediamo se riesce a far su il punto. Riesce a prendere il punto, 4 di colore, alla bocciata Morara, un 37-18 per lui. Thank you.
2 per lui. Torniamo all'altra partita di coppia. Vediamo Gualandi in copertura di pallino. Antonacci avrà l'ultima biglia a disposizione. Vediamo la scelta di gioco che farà Gualandi. Scelta sbagliata. Va alla bocciata Antonacci. Chiede una misurazione. Vediamo Pilò con possibilità di fare un calcio. Alla bocciata Pilò.
sul 39 a 20 per gli avversari. Un'altra bocciata abbondante per Pilò. La bianca corregge il pallino che ne fa 4. Vediamo Antonacci la bocciata. Rimpallo per lui. Si appresta alla bocciata Carlotto. Altro filato per lui. '5-14, se hanno già segnato che punti di colore. Due sponde di prima per Morara, non riesce a far suo il punto con due biglie. Adesso giocherà la coppia dello Charlot, punto non facile. Domenichini proverà un tiro di bracco di prima, provando la carambola della rossa per infilarsi in mezzo. Direzione è lenta e comunque il biliardo cala all'indietro. Ultima biglia per Pilò, poi ne avrà a disposizione due la coppia dell'Arce San Lazzaro. Tiro in spinta di Pilò, le rosse degli avversari vanno via, adesso due palle in mano agli avversari, vediamo se Nosari si accontenterà dato il punteggio di 4 punti di colore. '43-24 alla bocciata Morara. Filato per lui. 51-24. Torniamo dai singoli. Di nuovo la bocciata
Antonacci sul 34-43 per l'avversario. Altra bocciata vuoto per lui. Pillò con una bocciata di rimessa. Ne fa 4 abbattendo un birillo. Riesce anche a prendere il punto. 51-28. Barbieri andare a punto, fa una buca, fa un'autobuca, 49-14. Durante la mano un'altra boccia era già andata in buca, quindi ultima biglia per Mesetti. Sfaccio, due di colore per loro, 51-14. Questo secondo giro per ora partite molto veloci, molti filotti. Altro 10 per Carlotto. 61-14 per lui. Bel tiro da parte di Domenichini. Intanto la partita dell'altra coppia si è conclusa con una bevuta da parte di Palladino che ha portato fuori gli avversari. Parziale 2-2. Abbigliato 3 vincono Carlotto, Mezzetti, Charlot 2, San Lazzaro 2. Di nuovo la bocciata Donacci sul 36-43. Vediamo Pilò alla bocciata. Altra bocciata abbondante per lui. Andiamo a vedere la bocciata di Antonacci. Yeah.
strike per Antonacci, che dovrebbe essere a 48-43 perché non dovrebbe aver ancora segnato il punto. Sul biliardo 4, momento di riflessione dalla coppia dello Charlot. Domenichini tenta un calcio, porta giù il pallino, non fa nessun punto, si rimane sul 30-51. Nel biliardo 5 sbaglia una biglia appunto Antonacci, è sotto di 2, adesso toccherà tirare la terza biglia. Riesce a prendere il punto, su Gualandi avrà due biglie a disposizione in più rispetto all'avversario. Due sponde di seconda per Domenichini. La spinta sembra abbastanza corto, riesce comunque a far suo il punto. Adesso vediamo a Nosari, si proverà un due sponde esterno di prima a fermarsi sotto a pallino. Vediamo Antonacci con l'ultima biglia. Momento molto delicato. Conti in spinta, prende un rimpallino. Comunque sul punto, due biglie per Gualandi. Adesso vediamo nella partita di coppia, ultima biglia per Moraro, l'italiata riesce a portare giù il pallino, due di colore per lui, 53-30. Due di colore per lui, torniamo dai singoli. Gualandi con un bel tiro porta su la propria biglia. L'avversario gli dà i 10 di colore, 53-48 per Gualandi, che va alla bocciata.
Nerone per Gualandi, si porta 65-48 il suo avversario. Gualandi cosa tenterà di fare, da come si è impostato farà un calcio della bianca, tre per lui, 68-48. Due sponde esterno per Pilò. Brocco di prima per Nosari, ultima biglia per Pilò. Tenta un sottocalcio Pilò. Vediamo se sarà riuscito a prendere il punto oppure no. Viene richiesta la misurazione. Ultima biglia per Antonacci nella partita dei singoli. Pilò è riuscito a prendere il punto, si appresta ad andare alla bocciata. Due per lui. Prende il punto Antonacci, si porta a 50 contro il 68 dell'avversario. Da parte di Antonacci, 68-58.
Antonacci ha sbagliato una boccia a punto. Adesso prova a tirare giù il pallino. È sotto di due biglie. Adesso tocca a Gualandi a mantenere il vantaggio. Ultima biglia per Tonacci, lo sponde esterno di prima. La palla passa in mezzo, due palle per Gualandi per provare a farne 6 e portarsi abbastanza avanti in aria per provare a chiudere la partita. Sei di colore per Gualandi. Anzi, 4 sicuri, poi Antonacci sta guardando se c'è anche la terza biglia. Chiama la misurazione dell'arbitro. Qui 2 biglie a disposizione per la coppia Morara e Nosar, che ne prendono 4 e si portano a 59. Di colore per Gualandi, si porta 74. Bocciata a vuoto per lui. Morare invece boccia 59. Due per lui, 61 a 34. Di rimessa per Pilò. Sessantuno a quarantadue. Thank you.
Terza linea per Gualandi, non dovrebbe aver preso il punto neanche in questo caso. Adesso ne avrà l'ultima e poi ne avrà tre Antonacci. Dominichini con un tiro d'apertura, ne fa 6, buca della biglia. Si porta a 50, due di colore gli danno all'avversario, 52, improvvisamente partita riaperta. Tanto nel biliardo dei singoli c'è ancora un momento di riflessione per Gualandi. Nerone per Pilò. Si porta in vantaggio, 64-63, attenzione, partita clamorosamente riaperta con quasi un 30 punti di vantaggio. Aspettiamo che Gualandi scelga il tiro da fare. Intanto qua Nosari non copre bene il pallino, potrebbe rischiare di prendere un calcio. I Pilò Dominichini aspettano che Gualandi tiri. Anche lui è ancora in un momento di riflessione da un po' di tempo. Dominichini si appresta a fare un calcio. Ne beve 6. Adesso ci colleghiamo dai singoli. Gualandi ha tirato un tipo un dritto per dritto, una tagliata, ha preso contro la sua, ne ha bevuti 3 e ha lasciato la possibilità di fare 10 di colore d'Antonacci, che se riuscirà a fare 10 di colore sboccerà a 73. Intanto in questo biliardo qua Dominichini ha provato un tiro in spinta, ha spostato la propria biglia sul che era vicino al castello e ne ha fatti 3. Adesso momento che non tira più nessuno, adesso spero che qualcuno inizi a tirare. Thank you.
sicuramente 6 di colore per Antonacci, si va alla misurazione per 10 di colore. Di colore ha chiamato l'arbitro, si porta a 69 perché deve ancora segnare i tre bevuti da parte di Gualandi. Il biliardo delle coppie si aspetta che finisca la partita dei singoli. Poggiata vuoto per lui. Adesso andiamo nella partita della coppia, che c'è una scelta molto importante da fare. Pilò all'ultima biglia, la coppia Morar e Nosar ne hanno ancora due. Bisogna vedere cosa decidono di fare, se provare a far partita, perché sicuramente Pilò ha quella biglia rossa invitante da poter far partita a sua volta. Il risultato è aperto a tutto, può vincere lo Charlot senza la corta, lo Salazar senza la corta, oppure andare alla corta. Si riflette, dai singoli si riflette. Andiamo dai singoli, che Antonacci sembra intenzionato a bocciare di rimessa la biglia dell'avversario. Il pallino va in buca, riesce a prendere il punto, sottolineando le coppie. Siamo ancora a riflettere. Morara ha deciso provare a far partita. Adesso toccherà a Nosari provare a farla. Ci vediamo dai singoli. Antonacci prende il punto. Ovviamente nella partita di coppia ci sarà la gente che si divide nei due pareri, se andare a punto o andare a far partita, intendo nel tiro precedente. Ovviamente se Morara faceva partita era bravo, adesso ha provato a far partita e non l'ha fatto, il tiro è sbagliato, come sempre in questi casi. Pilò Domenichini, una partita che sembrava ampiamente compromessa.
sono riusciti a portarsi sotto, addirittura sono a 67, boccia di vantaggio. Si riflette sia su questo biliardo che nel biliardo dei singoli, bocce pesantissime che possono valere un titolo master, non cosa di tutti i giorni. Sembra che si marchi una vicenda a vedere chi tira per primo. Nessuno dei due è intenzionato a tirare. Molto ostruzionismo da tutte e due, da parte di tutte e due. Pubblico urla di tirare. Guelandi riesce a prendere il punto. Torniamo dalla coppia, vediamo se Nosari cosa sceglie di fare. Passa vicino al castello, ma non fa niente. Pilau e Menichini si aggiudicano la partita. 3-2 Charlotte. Adesso tocca ad Antonacci provare a far sulla partita, oppure sarà scudetto per lo Charlotte. Il pallino è rimasto su, c'è su anche la bianca di Antonacci. In questo momento c'è molto casino da parte del pubblico. Adesso vediamo se sono 6 di colore, ci sarà la misurazione del laser. Concitato, sarà la misurazione per vedere se sono 6 di colore. I componenti dello Charlotte sono pronti ad esultare. L'equipe Charlotte si aggiudica il campionato provinciale Master.